Molte delle parole del linguaggio ordinario, quelle che usiamo tutti i giorni, hanno dei significati equivoci, non perfettamente precisi. Una di queste parole è la parola identico. Noi usiamo questa parola per connotare o esprimere diverse nozioni. Da una parte la usiamo per esprimere uguaglianza qualitativa. Quando, per esempio, diciamo che due gemelli sono proprio identici, intendiamo dire che sono indistinguibili, che sono qualitativamente identici, che tutto ciò che possiamo dire dell'uno possiamo dirlo anche dell'altro, che sono fatti come due gocce d'acqua. Qualche altra volta invece usiamo la parola identico per esprimere una diversa nozione, la nozione di identità numerica. Usiamo ad esempio in questo modo la parola identico quando diciamo che Cristoforo Colombo e lo scopritore dell'America sono identici, cioè non sono due cose, sono una cosa sola, sono numericamente identici. Un importante e molto discusso principio che governa l'identità è noto come legge di Leibniz. La legge di Leibniz afferma l'equivalenza delle due nozioni che ho appena sommariamente introdotto, l'uguaglianza qualitativa e l'identità numerica. La legge di Leibniz, in altre parole, afferma che non si può dare uguaglianza qualitativa senza identità numerica e viceversa non si può dare identità numerica senza uguaglianza qualitativa. Come tutte le equivalenze, anche la legge di Leibniz può essere letta nei due sensi. La prima nozione, l'uguaglianza qualitativa, implica la seconda, l'identità numerica, ma anche viceversa, la seconda nozione, quella di identità numerica, implica la prima, quella di uguaglianza qualitativa. In altre parole, qui non ho una lavagna, ma lo dico a voce, il principio di o legge di Leibniz afferma che per qualsiasi entità A e qualsiasi entità B, A è identico a B se e solo se A e B condividono tutte le proprietà, cioè se e solo se per ogni proprietà A ha quella proprietà se e soltanto se anche B ha quella proprietà. Vi dicevo che il principio di Leibniz può essere letto nei due sensi, nel senso di dire se A e B sono qualitativamente identici, cioè hanno tutte le proprietà in comune, cioè tutto quello che posso dire dell'uno posso dirlo anche dell'altro. Allora A e B sono numericamente identici, cioè non sono due cose, ma sono una cosa sola, nel senso in cui sono una cosa sola, per esempio Cristoforo Colombo e lo scopritore dell'America, sono la stessa persona, non ci sono due persone lì, ce n'è una sola. D'altra parte, tutte le volte che A e B sono numericamente identici, cioè sono una cosa sola, allora hanno anche tutte le proprietà in comune, cioè tutto quello che posso dire di A posso dirlo anche di B, e questo è del tutto ovvio perché se c'è un'unica cosa lì non ha senso che io possa dire e non dire di quella cosa la stessa proprietà, che possa attribuirgli o negargli e negargli nel contempo la stessa proprietà. Le due direzioni della legge di Leibniz sono state discusse in modo separato. Generalmente, la seconda direzione che io ho menzionato, quella che va dall'identità numerica alla identità qualitativa, quella cioè che dice che se A e B sono numericamente identici, cioè sono una cosa sola, allora hanno tutte le proprietà in comune, è stata accettata senza riserve. I filosofi l'hanno più che altro discussa per difenderla da un diffuso, insidioso, quanto pervasivo insieme di controesempi, il fatto che le cose cambiano, il fatto che le cose continuando ad esistere, le cose ordinarie di tutti i giorni, continuando ad esistere nel tempo, persistendo nella dimensione del tempo, cambiano qualitativamente, cioè perdono e guadagnano proprietà. Questo sembra un controesempio alla prima direzione del principio, quella che potremmo chiamare legge di indiscernibilità degli identici, se A e B sono numericamente identici allora sono indiscernibili, per il fatto che sembra attestare un caso in cui
Una certa entità esiste prima e una certa entità esiste dopo, e queste entità sono identiche, ma nondimeno la prima entità ha delle proprietà che la seconda non ha, perché nel frattempo è cambiata. Di questo non dirò nulla. È un importante capitolo della metafisica di tutti i tempi, da Parmenide e Eraclito in qua. Invece vorrei rappresentare per sommi capi alcuni importanti aspetti della discussione sulla seconda direzione del principio, quello che va, la direzione che va dalla identità qualitativa alla identità numerica, cioè quel principio che è largamente noto come principio di identità degli indiscernibili. Se A e B sono indiscernibili, cioè hanno tutte le proprietà in comune, cioè tutto quello che posso dire di uno posso dire anche dell'altro, allora non possono essere due cose, devono essere una cosa sola, devono essere numericamente identici. Il principio afferma cioè, in termini più diretti, che è impossibile avere due cose distinte numericamente che nondimeno condividano tutte le proprietà. Se A e B condividono tutte le proprietà, non può essere che siano numericamente distinti. Il primo aspetto importante in una discussione di questo principio è entrare in chiaro su che cosa esattamente intendiamo per proprietà. Quando Leibniz presentava, affermava il principio, non era come capita, lui non era come capita di essere a noi nell'era della produzione in serie. Per noi è molto familiare trovarci di fronte a oggetti che sono, almeno ad un esame sommario e generico, del tutto indiscernibili, cioè sono fatti nello stesso modo. Due sedie di un'aula, per esempio, o due finestre di una stanza, che sembrano essere in tutto e per tutto identiche, cioè sembrano condividere tutte le proprietà nella stessa forma, si immagina lo stesso peso, magari più o meno la stessa temperatura se sono collocate nello stesso ambiente, insomma, all'ingrosso sembrano del tutto indiscernibili. Naturalmente noi abbiamo l'impressione che, questo lo crediamo, credo, almeno io tendo a darlo per scontato in tutti i casi come quello che sto esaminando, che ad un esame più approfondito dovrà risultare necessariamente che una di queste cose ha qualche proprietà che invece all'altra manca. Una delle sedie dell'aula può avere una scalfittura che l'altra non ha, le venature del legno dello schienale di solito sono sottilmente diverse ed è estremamente improbabile che due diverse sedie abbiano sullo schienale esattamente le stesse venature e così via. Però se usciamo un attimo dal piano della realtà di fatto e immaginiamo situazioni possibili, forse possibili persino nel mondo reale, possibili epistemicamente nel mondo reale, nulla vieta di immaginare e di pensare come possibile una situazione in cui, trovatici di fronte a una certa coppia di oggetti ed esaminati questi oggetti in profondità e con un grado di dettaglio notevole, noi ci rendiamo conto che sono proprio veramente identici. Non è impossibile questo. Potremmo accorgerci che sono identici in tutto e per tutto, identici come due gocce d'acqua, identici nei minimi dettagli, persino forse identici fino alla struttura subatomica. Se questo capitasse, sembrerebbe naturale assumere che i due oggetti in questione rappresentino un controesempio al principio di identità degli indiscernibili. Sembrerebbero essere oggetti indiscernibili che nondimeno hanno diversità qualitativa, non manifestano identità, sono due cose e non una. Anche in questo caso però potremmo pensare che sebbene i due oggetti siano del tutto identici per quanto riguarda le loro proprietà, potremmo dire interne o intrinseche, cioè quelle proprietà che non dipendono dalle loro relazioni con altri oggetti, come appunto le proprietà di forma, la proprietà di massa, le proprietà di calore e così via, tuttavia, anche in questo caso
È molto difficile che due oggetti di questo tipo non differiscano almeno quanto alle loro proprietà relazionali con altri oggetti. Immaginiamo di avere due sedie perfettamente identiche come due gocce d'acqua fino nella struttura subatomica. Beh, una magari dista meno di 1 metro da una finestra e una dista più di 1 metro da una finestra. Cioè, le due sedie, sebbene abbiano le stesse proprietà intrinseche, hanno tuttavia diverse proprietà relazionali, stanno in relazioni diverse con oggetti di un certo tipo. Quindi, sembra che se noi consideriamo, oltre alle proprietà intrinseche delle cose, anche le loro proprietà relazionali, sia molto più difficile, improbabile, implausibile pensare di trovarci prima o poi di fronte a due oggetti che siano perfettamente identici dal punto di vista qualitativo e non di meno due e non uno, indiscernibili ma diversi, indiscernibili ma non identici. Quindi la prima versione del principio, se A e B condividono tutte le loro proprietà intrinseche, allora non possono essere due, devono essere una cosa sola, è più difficile da corroborare, più debole della versione che ho considerato ora, la versione che dice: se un oggetto A e un oggetto B hanno in comune non solo le loro proprietà intrinseche, ma anche le loro proprietà relazionali, allora sono identiche, numericamente sono una e non due. C'è poi una terza versione del principio, che risale al fatto che c'è proprietà e proprietà che un oggetto può avere. Noi abbiamo considerato le proprietà intrinseche di un oggetto, quelle che dipendono unicamente da come l'oggetto è e non dipendono in alcun modo dalla esistenza o inesistenza di altri oggetti e dalle sue eventuali relazioni con questi oggetti. Queste sono le proprietà intrinseche di un oggetto, per esempio la proprietà di avere una certa forma è una proprietà intrinseca, è una proprietà che dipende soltanto da come l'oggetto è. Oppure la proprietà di essere, non so, nel caso di una persona che sta su una sedia, la proprietà di essere piegato è una proprietà intrinseca, non dipende dalla sua relazione con altri oggetti. Per così dire, quella persona continuerebbe ad essere piegata perché seduta, anche se pensassimo di mettere tra parentesi, eliminare mentalmente tutti gli altri oggetti del mondo. Se anche ci fosse solo quella persona in tutto l'universo, quella persona continuerebbe ad essere piegata. Ma la proprietà di essere seduta, di essere seduto, non è una proprietà dello stesso tipo, non è una proprietà intrinseca, non è una proprietà che dipenda unicamente da come una cosa è. Dipende anche dall'esistenza o inesistenza di altre cose, in questo caso tipicamente dall'esistenza o inesistenza di qualche cosa su cui la persona stia seduta. Non si può stare seduti senza stare seduti su qualcosa. Quindi la proprietà di essere seduto è una proprietà estrinseca o relazionale, potremmo dire, diciamo con un'espressione che non è proprio perfettamente corretta, ma rende l'idea. Mentre la proprietà di essere piegato, cioè di avere quella particolare forma, è una proprietà intrinseca. Bene, tutto sta a capire che cosa esattamente noi intendiamo dire quando diciamo che quando un oggetto A e un oggetto B condividono tutte le proprietà, allora sono numericamente identici. Quale nozione di proprietà abbiamo in mente? Di quali proprietà stiamo parlando? Perché se stiamo parlando solo delle proprietà intrinseche degli oggetti, allora il principio è molto implausibile e presumibilmente è persino empiricamente falso nel mondo reale, perché sembra che ad esempio due elettroni possano avere esattamente le stesse proprietà intrinseche, cioè avere esattamente le stesse proprietà dipendenti unicamente dal modo in cui essi sono, diciamo, da come essi sono e non dalle loro relazioni con altre cose del mondo. Se invece quando noi diciamo che due oggetti devono avere in comune tutte le proprietà, se due oggetti hanno in comune tutte le proprietà, allora sono identici. Se intendiamo per proprietà anche le proprietà relazionali, il principio diventa un pochino più plausibile.
un pochino più plausibile, ma non si sa fino a che punto, perché forse potremmo, come dirò tra poco, anche esaminare e passare in rassegna un caso in cui due entità, due quindi numericamente distinte, hanno in comune tutte le proprietà intrinseche e anche tutte le proprietà relazionali. C'è poi un terzo tipo di proprietà, e questo è interessante, perché sono proprietà relazionali come essere a meno di 1 metro da una finestra, che è una proprietà che chiaramente non è intrinseca, è relazionale, perché dipende anche non solo da come ciò che sta a meno di 1 metro da una finestra è, ma anche dall'esistenza o inesistenza di altre cose, tipicamente di una finestra, almeno in questo caso. E poi ci sono proprietà relazionali, che potremmo definire, diciamo, particolaristiche. Sono proprietà relazionali che non consistono nello stare, per esempio, a meno di 1 metro da una finestra, ma nello stare a meno di 1 metro, ad esempio, da una certa particolare finestra. Essere figli di Giuseppe, essere nati a Milano, trovarsi a Lugano, sono tutte proprietà di questo tipo, sono proprietà particolaristiche, cioè sono proprietà non solo relazionali, sono proprietà che consistono nello stare in una certa relazione con un particolare individuo. Allora, se noi intendiamo parlare anche di queste proprietà, quando diciamo che A e B, se A e B condividono tutte le loro proprietà, allora sono identici. Se intendiamo parlare anche di queste proprietà quando diciamo questo, quando esprimiamo il principio di identità degli indiscernibili, allora il principio diventa plausibilissimo, diventa certamente vero, ma diventa tanto certamente vero per il fatto che finisce per essere banale. Perché banale? Perché se noi intendiamo parlare anche delle proprietà particolaristiche, o potremmo dire eccentistiche con parola tecnica, quando diciamo che un oggetto A e un oggetto B che condividono tutte le loro proprietà, allora sono numericamente identici. Ebbene, è evidente che sia così. Se ci sono anche le proprietà eccentistiche dentro a quelle proprietà che A e B devono avere in comune per essere numericamente identici, allora ci saranno anche proprietà come essere identico ad A, come essere identico a B. Ed è chiaro che se A e B condividono anche proprietà di questo tipo, allora gioco forza saranno numericamente identiche, perché fra le proprietà che A e B avranno in comune ci sarà anche la proprietà di essere identico ad A o la proprietà di essere identico a B. Quindi abbiamo sostanzialmente distinto tre versioni possibili del principio di identità degli indiscernibili. E queste tre versioni corrispondono a tre modi diversi di circoscrivere il campo delle proprietà di cui stiamo parlando quando diciamo che A e B sono identici ogni qualvolta condividono tutte le proprietà. Se parliamo solo delle proprietà intrinseche, il principio appare fortemente implausibile. Se parliamo anche delle proprietà relazionali, il principio diventa un po' più plausibile, ma resta discutibile. Se parliamo persino delle proprietà particolaristiche o eccentistiche, come la proprietà di trovarsi in relazione con certi particolari individui, allora il principio diventa certamente vero, indiscutibile, ma anche banale e poco interessante. Questo fa sì che diciamo, il nostro interesse a questo punto si focalizzi sulla versione intermedia del principio, la versione che sembra più interessante, la versione che dice se A e B condividono tutte le proprietà, eccettuate quelle particolaristiche o eccentistiche, tutte quelle proprietà che potremmo in senso lato chiamare quiddites, cioè tutte le proprietà qualitative, magari relazionali ma qualitative, allora A e B sono numericamente identici. E questa è anche la versione del principio di identità degli indiscernibili su cui la discussione si è maggiormente concentrata.
Già all'epoca di Leibniz il principio venne discusso in modo molto approfondito ed è particolarmente interessante in proposito andarsi a vedere il carteggio tra Leibniz e Clark in proposito. Allora questi signori non avevano la posta elettronica. Si scrivevano per lettera, ci volevano dei giorni perché le lettere arrivassero, però erano tutte numerate e il carteggio è rimasto ed è quanto mai interessante. E, beh, già Clark obiettava diciamo, alla verità del principio di identità degli indiscernibili, osservando che in fondo Iddio avrebbe potuto benissimo, se avesse voluto, creare due cubi perfettamente identici, situati a una certa distanza l'uno dall'altro. Due cubi, diciamo, di materia omogenea, due cubi aventi le stesse proprietà intrinseche e anche potremmo aggiungere le stesse proprietà relazionali se si assumesse che questi cubi esauriscano l'intero universo. Cioè l'idea che ci sia sostanzialmente un universo che non sia nulla più che due cubi di materia, potremmo dire di ferro, situati a una certa distanza uno dall'altro. Avrebbero le stesse proprietà intrinseche, perché avrebbero le stesse proprietà di forma, le stesse proprietà di massa, le stesse proprietà di temperatura, chi più ne ha più ne metta. E avrebbero anche le stesse proprietà relazionali, perché ognuno di questi cubi avrebbe la proprietà relazionale di essere, che so, a meno di un miglio da un altro cubo e avrebbe la proprietà di essere nel luogo in cui esso stesso si trova, e così via. Non ci sarebbero né proprietà relazionali né proprietà puramente qualitative, intrinseche, che fossero possedute da un cubo e non possedute dall'altro. Questo è un esperimento mentale che mira a illustrare, se non altro, la possibilità teorica di un universo di questo tipo, cioè un mondo possibile in cui i cui unici abitanti fossero due cubi di questo tipo, sarebbe possibile a tutti gli effetti. Quindi, forse il principio nella versione che stiamo discutendo è vero nel mondo reale, ma certamente, almeno se questa argomentazione arriva là dove vuole arrivare, certamente non è vero necessariamente, non è vero in tutti i mondi possibili. Ci sono mondi possibili in cui il principio è falso, nel senso che in quei mondi esistono due cose che sono numericamente diverse, cioè sono due e non una, e nondimeno condividono tutte le loro proprietà intrinseche e tutte le loro relazioni non eccentistiche con altre cose. Quindi l'unica cosa che distingue un cubo, il cubo A dal cubo B, è che il cubo A è identico a se stesso e il cubo B non è identico al cubo A. Che diciamo, il cubo A si trova a una certa distanza dal luogo in cui si trova il cubo B e il cubo B invece si trova esattamente nello stesso luogo in cui si trova il cubo B. Ma tutte queste sono proprietà eccentistiche, cioè sono proprietà che consistono nello stare in certe relazioni con certi specifici, particolari individui. Eccettuate queste proprietà, sembra però che i due cubi condividano tutte le proprietà intrinseche e anche tutte le proprietà relazionali di tipo qualitativo.